pensato che mio figlio non facesse più ritorno a casa. Mio figlio andava a lavorare, giusto? Non è tornato più a casa. Allora io mi sono promessa, avevo promesso a mio figlio di sorridere, ma mi sono scappate delle lacrime. E mi scuso con mio figlio. Quindi la vita, nessuno siamo invulnerabile. Non ci crediamo che noi, è capitato a me, non possa capitare ad altri. Io proprio questo voglio che non capita ad altri, perché è un tunnel senza uscita il nostro, è un dolore che non si colmerebbe mai. Quindi noi abbiamo dentro di noi, è diventato un dolore così silenzioso, così forte che nessuno lo vede, perché abbiamo indossato una maschera e sono fiera di aver indossato questa maschera. Che ben venga questa mia maschera proprio per darvi questi messaggi, messaggi importanti, ragazzi. Possiamo divertirci in tanti modi, l'importante è usare la testa e il cuore. E un'altra cosa, io non vi posso dire non bevete, non vi drogate, io non sono nessuno, posso solo essere una semplice mamma perché avete dei genitori. Però quando lo facciamo, siamo consapevoli, portiamo qualcuno con noi che non beva, oppure rimanete in macchina, dormite, perché salverete la vostra vita e quella degli altri. È questo che io mi batto, ragazzi. Le bravate si possono fare, ma moderatamente, moderatamente, perché non è la bravata che fa eroi, è l'amore, la responsabilità di ognuno di noi che ci fa eroi, il rispetto di noi stessi, se rispettiamo noi stessi, abbiamo rispettato anche gli altri. Grazie ragazzi.